Voglio fare un gioco truccato in cui ti dico che puoi sopravvivere, ma in realtà non è vero, coglione, con te. Benvenuti su WatchMojo Italia. Siccome è uscito il trailer di So 10, basta, per favore, basta. E invece lo andrò a vedere, lo andremo a vedere il 25 ottobre quando esce, comunque tutti quanti, perché tanto funziona così. Gente che viene sbudellata. Vediamo oggi. La top che non avevo mai fatto, abbiamo visto le trappole più divertenti, anche superabili, le morti più orrende, ma mai le trappole più ingiuste, insomma, che è pieno di giochi assolutamente poco divertenti e sportivi. Se vi piace il video, mi raccomando, mettete mi piace e condividetelo con i vostri amici. Fatemi sapere qua sotto se andrete in sala oppure comunque in generale vedrete il film, o se avete abbandonato la saga. E andiamo alla numero 10 con la maschera della morte in Saw 2. Michael è un bravo ragazzo che sinceramente non mi ricordo di quali orribili crimini si è macchiato. Probabilmente, vista la gravità media delle cose che offendono Jigsaw, aveva forse attraversato in un punto senza strisce pedonali, penso, una cosa del genere, che la prossima volta cercherà meglio di vedere sulla strada, almeno con l'occhio che gli rimane, perché l'altro gli è stato sbudellato per infilarci dietro una chiave che in 60 secondi deve ricavarsi dall'occhio già mezzo cavato con un bisturi per liberarsi da una trappola che se no lo squarterà in quattro parti. Allora, io capisco anche tutto, forse uno può anche segarsi via il nervo ottico e ficcarsi una mano dentro la testa, ma amico, volevi dire 60 minuti? In 60 secondi manco riesco a prendere il bisturi, che comunque è in una scatola non a portata di mano, ma mi pipa il culo! Alla numero 9, il cerchio del silenzio in Saw 3D. Le tre dimensioni della merda era questo film. Nina e Bobby, il secondo deve liberare la prima da una trappola che ovviamente la sbudellerà su quattro angoli in ovviamente 60 secondi. È il classico sul quale il Jig punta per andare sul sicuro, così tutti si divertono, ormai è un metodo testato. Bobby con un amo deve prendere in un minuto una chiave nelle trippe di Nina, che ben attenti però, se no questo minuto va il doppio più veloce, non deve urlare, una cosa assolutamente fattibile. Soprattutto quando qualcuno con la delicatezza di Bobby, che sembra stia tenendo all'amo un marlin in alto mare, cerca di andare con la strategia che se con l'amo le cavo direttamente l'esofago e lo stomaco, poi è più facile trovare la chiave. Ricordo ancora al cinema, non scherzo, uno dietro di me che diceva: ma perché urla sta deficiente? Ma vacci tu? Fallo tu e stai zitto, allora vediamo. Alla numero 8, la pressa idraulica a ossigeno in Saw 6. William e Hank sono datore di lavoro e dipendente, molto poco amici, ma che di certo non vorrebbero vedersi spappolati a vicenda da due presse idrauliche che fanno pressione quando la pressione cambia all'interno del tuo corpo se respiri. Insomma, una simpatica gara di apnea, a chi torna a vivere prima muore. Una simpatica trovata, molto carina, devo ammettere, se non che il povero Hank praticamente è messo lì giusto felice di aver partecipato, perché ha una cosa come 20 anni in più di Will, problemi ai polmoni, al cuore e fuma. Secondo me non è lui che tratterrà di più il fiato. Oh, guarda, come ho fatto a indovinare. Alla numero 7, la classe in Saw 3 non è quella di chi organizza le trappole. Il buon Troy all'ultimo si rende conto che probabilmente gli conveniva aspettare pazientemente di farsi esplodere in 7 parti a sto giro, non 4. Attenzione, c'è una variazione. Senza nemmeno accorgersene, al posto che soffrire come un porco maiale per liberarsi, per poi comunque esplodere lo stesso in 7 parti. Ma dopo tutto, che ci volete fare? Ho umano il desiderio di voler esplodere in meno di 7 parti, o quantomeno in meno parti possibile, possibilmente 0. Che fai? Non ci provi a liberarti da ganci ai quali appeso? Tra l'altro ce la fa con quasi tutti, tranne che con l'ultimo, che all'interno della sua mandibola semplicemente non può toglierselo, letteralmente non può, quindi grazie al cazzo. E alla numero 6, la gelatina in Saw 1, in cui il Jig ancora si dà una parvenza di minima sportività, tranne in questo caso, in cui direi che non vale come scusa il dire che essendoci una possibilità su 7 milioni di farcela, allora è possibile, sei un po' un testa di minchia. Marcus si è dato malato al lavoro, e non sto scherzando, pur stando bene, e quindi Jigsaw, in versione full capitalismo, decide di punirlo ricoprendolo di gelatina infiammabile con solo una candelina per decidere quali 5 numeri tra i 10.000 sulle pareti attorno siano la combinazione a caso di una cassaforte con la chiave per liberarsi senza avere alcun indizio sulla combinazione logica dei numeri, ma in compenso avendo vetri spaccati a terra a piedi nudi. La prossima volta ci vai al lavoro e anche muto. Or all the people you've burned with your act just might have their revenge. E alla numero 5, la stritolatrice in Saw 3, con Jigsaw che la definisce la sua preferita, e che non è molto rincuorante. Se sei il buon Timothy che se ne sta appeso come un salame senza poter nemmeno giocare, già qui avrei da ridire sul regolamento, ma solo 60 secondi per convincere uno sconosciuto. E Jeff, il padre di un ragazzino che anni prima ha ucciso e che racconta che per anni ha solo desiderato di avere l'occasione di ammazzare l'assassino di suo figlio, di
liberarlo. Sembra Jeff proprio la persona che lo libererà e si farà convincere nel farlo in 60 secondi, pensa Jigsaw quando fa le accoppiate per le sue trappoline cercando di bilanciare al meglio il gioco per far sì che nessun concorrente lamenti scorrettezze nel gameplay. Bravo, complimenti. Alla numero 4, il pendolozzo. In Saw 5, qui siamo col Jig che comunque continua a ripetersi di essere sportivo, però non l'originale. È Hoffman che rapisce Seth, l'assassino di sua sorella, lo lega a un tavolo incatenandolo agli arti con un pendolo falce che gli pendola sopra scendendo verso il suo addome e che può essere fermato solo spappolandosi le mani con due presse. E Seth non ci pensa un secondo. Si spappola le mani, oh, come se ne avesse due di riserva in tasca, proprio manco un pensiero, e si merita la vittoria. Solo che poi muore un po' confuso sul regolamento che gli è stato spiegato giusto 60 secondi prima e ha ben capito perché proprio le parole erano quelle, visto che il pendolo non si ferma e lui viene sbudellato a metà comunque, perché Hoffman lo voleva morto e non c'era una soluzione. E sarò ripetitivo, ma grazie alla numero 3, l'angelo, in Saw 3, sempre il film che gli dà sotto con le trappole meno fattibili della serie, a livello di creatività della morte c'è da dire che anche di nuovo non è particolarmente ispirata, la solita nana che ti squarta in quattro parti dopo 60 secondi. Qui solo che non è del Jig, lui si è dato malato, lui può, ma di Amanda, l'apprendista, che ancora ne deve squartare di gente per capire come farlo con un po' più di stile, fa solo il classico compitino preciso, però senza guizzi creativi, quantomeno un onesto 6 su 10 perché il giocatore comunque muore alla fine, ma niente, punti inventivi. E Carrie deve mettere una mano nell'acido per prendere una chiave che la liberi, il bello è che ce la fa, ma la chiave non apre proprio una mazza di niente, e tanti saluti, divertente. Alla numero 2, il cubo. In Saw 5, in cui il detective Strum sta per scoprire Hoffman e come questo progetti trappole veramente fatte col culo, fatto per cui si rischiano fino a 2 anni di galera, e quindi Hoffman decide di avvertirlo prima di non indagare oltre. Il gioco era, diciamo, questo, un 50-50, prendere o lasciare sì o no, perché quando poi Strum decide di proseguire nelle sue indagini non è che possa fare molto altro. La trappola da cui deve fuggire è una cassa di metallo che si riempie d'acqua fino a farla affogare, dalla quale può fuggire, solo che o no non può fuggire, perché se no era troppo facile. Questo però non glielo dice a Strum nelle istruzioni, a cui però fumano i coglioni, si fa una tracheotomia all'ultimo. Però sperare che il giocatore abbia una penna in tasca non credo possa far parte del design di una trappola mortale, dalla quale ti puoi salvare solo avendo una penna in tasca. E alla numero 1, la trappola per orsi in vari, so, solo che l'orso è la tua faccia, e qui che dire, e ogni volta che viene messa in atto in gioco funziona che tu muori, perché in pratica non ci si può salvare, è fatta apposta per aprire in due la testa del concorrente che purtroppo ci lascerà a questo giro. L'unico è Hoffman che se la cava all'ultimo con la genialata dell'anno, mettendo in pratica la trappola tra due barre che quindi quando si apre si blocca, sbudellandogli soltanto lievemente la bocca, però insomma non puoi metterci in conto anche questo nella teoria alla base della trappola. E che dire, dico che non voglio vederlo il 10, ma sono obbligato, anche perché poi che fai, non ce lo fai un video, ti pare?